preoccupanti. Sì, diciamo che non ho avuto grandi cose da fare. Chiaro, una partita un po' bruttina, dai. Primo tempo abbiamo sbagliato tanto, cose semplici, però magari dovuti al nervosismo, alla frenesia, magari di portare a casa subito il risultato, no? Di vincere a tutti i costi. E diciamo che eravamo poco lucidi. Nel secondo tempo c'è stata più veemenza, più voglia di vincere, però non è arrivato il gol. Niente, non era facile neanche con loro che stavano tutti dietro il secondo tempo. Il primo tempo erano un po' più alti, mentre il secondo tempo erano abbastanza bassi. Sento che sia la prima volta che la Samp non impegna il portiere avversario, in maniera seria, insomma. Beh, un paio di occasioni le abbiamo avute, anche se con tiri da lontano di Giovanni. Sì, colpo di testa di Micio. Parate? Non me le ricordo. Non lo so, però dai. C'è no, da. Questo per dire, una prestazione. No, sicuramente non è stata una bella prestazione in generale. Moriero ha detto li avrei sostituiti tutti e 11 se potevo, ne ho cambiati solo 3 perché non potevo cambiarne di più tra primo e secondo tempo. Mister fa le scelte, siamo lui le responsabilità di quello che dice. Sappiamo anche noi benissimo a fine primo tempo nello spogliatoio che non eravamo in campo, ma perché abbiamo sbagliato cose semplici, no? Passaggi. Quindi magari più una questione mentale che fisica. Vuole influito la sosta in qualche modo? Magari abituati a. No, quello anzi, la sosta era giusta, è arrivata nel momento giusto per caricare un po' l'energia, no? Che venivamo da un periodo abbastanza intenso. Adesso c'è da lavorare da subito perché domenica andiamo a affrontare una squadra difficile, molto, molto forte, e andiamo lì. Per prenderci punti magari versi oggi. Comunque l'atteggiamento del Fano nel secondo tempo secondo me è stato determinante per la partita brutta, perché no, nessun'altra squadra è venuta qui e ha giocato in 11 sempre nella propria metà campo. Infatti, come dicevo prima, il primo tempo loro ci sono venuti un po' a prendere un po' alto, quindi magari lì nel loro pressing abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita, mentre nel secondo tempo c'era più campo, c'era più voglia di andare a fare gol, però erano tutti lì e non abbiamo trovato lo spazio e lo spunto, magari anche ci è mancato un po' di qualità nel far gol. Così che la Samp si esprime meglio fuori casa? Ma non credo perché comunque a Renate anche abbiamo sofferto tanto e stavamo per vincere, scappata anche oggi, quindi c'è da trovare un equilibrio sicuramente. Solo lavorando lo possiamo trovare. È una squadra che ha bisogno di leader. I leader, diciamo, sulla carta oggi sono stati sostituiti tra primo e secondo tempo. Ma non credo. Il leader chi scende in campo sicuramente è chiamato a dare il 100%. Oggi sappiamo che il primo tempo tutti non abbiamo dato il 100%, non è la colpa di chi è uscito al primo tempo e chi è entrato al secondo, sicuramente. E l'atteggiamento non è stato quello bello positivo e niente, secondo te.